Ciao, ciao a tutti. Questo video sarà un video diverso dagli altri perché sono a casa mia e non sono in giro a fare cose. L'obiettivo di questo video è farmi conoscere un po' di più da voi. Il perché? Perché ho scoperto di avere una malattia che, diciamo, ha messo un po' in pausa tutto. Praticamente sono andata a fare degli esami del sangue perché ho visto comparire sul mio corpo dei lividi veramente tanto anomali, anche per lo sport che faccio, che è la kickbox. Queste analisi del sangue effettivamente hanno mostrato un livello di piastrine rasenti alla vita. No, nel senso, erano veramente tanto basse e stavo rischiando un'emorragia interna. Sono andata subito al pronto soccorso, loro mi hanno subito messo in codice rosso e poi ricoverato 3 giorni. Per fortuna non è nulla di grave, è una malattia con cui io posso convivere, però semplicemente ci sono i miei globuli bianchi che in giro per il sangue vanno a prendere le piastrine, le portano dentro la mia milza per ucciderle. Per il momento siamo ancora alla ricerca di una terapia giusta per me. Sono ogni 3x2 in ospedale. Un giorno sì, un giorno no, faccio gli esami per vedere come sta andando ed effettivamente le mie piastrine stanno facendo un'altalena pazzesca. Di solito lo faccio anch'io con i miei cambi di umore. Detto ciò, capite bene che senza piastrine difficilmente si possono fare certe attività che faccio io, come andare in bici, arrampicare, eccetera eccetera eccetera. Quindi ho pensato di fare questo video qua, farmi conoscere da voi. C'è solo un problema: a me non piace parlare di me e quindi ho pensato, io ora mi presenterò in pochissimo tempo e poi lascio la volontà a voi di voler scoprire qualcosa in più di me. Semplicemente fatemi delle domande nei commenti. Allora, iniziamo. Io sono Marta Costa, ho 28 anni e 2 mesi fa mi sono licenziata da un lavoro a tempo indeterminato per seguire quello che più mi piace fare. Il problema è che non so ancora nemmeno io cosa sono e capite che alla soglia dei 30 anni un po' di ansia questa cosa la mette. Ci convivo per il momento, dormire ancora dormo, però sto provando a capire. Ho un sacco di hobby, ma veramente tanti. Mi piace lo sport in generale, tutto. Mi piace la natura, stare all'aria aperta. Mi piace tantissimo andare in montagna. Sono nata a Genova, sono nata sul mare. Più precisamente sono cresciuta in un paesino sul mare, però quando sono in montagna è tutta un'altra roba. In realtà, se devo dire, non saprei scegliere tra i due. Quindi non fatemi questa domanda nei commenti. Detto ciò, però, la mia occupazione principale in questo momento è la kickbox e chi mi segue su Instagram lo sa. Lo faccio a livello professionale, faccio parte della nazionale e infatti a breve avrò 2 competizioni molto importanti in giro per il mondo. Sono bella gasata e anche bella ansiata. Qua su YouTube ho iniziato a fare video per mostrare i trail di Genova e chi mi conosce da allora mi ha visto crescere sia sulla bici sia con questa roba qua. Però ora voglio crescere ancora di più e voglio soprattutto fare altro. Sia chiaro, non abbandono l'obiettivo di recensire tutti i trail di Genova perché mi rendo conto che comunque è una cosa molto utile. Mi sento di dare un concreto sostegno alla comunità. Ho comprato casa 2 anni fa, quindi per il momento non finirò sotto un ponte. E ora è il momento di fare il long tour. Iniziamo da questa spaziosissima sala ancora da arredare. Questa qua è l'entrata, appoggio a cose quando si entra. Qua alle mie spalle vedete un bellissimo quadro che mi fa compagnia quando sono qua che lavoro. E attenzione, questo tavolino è molto tattico, perché è un tavolino da campeggio che all'occorrenza, prego seguitemi, io metto dentro la cucina. Mangiamo qua. La cucina, come vedete, è veramente minuscola, ma da sola è perfetta. Se iniziamo ad essere in due diventa un problema. Qua c'è il frigo e qua un altro open space, perché in realtà manca ancora la porta, la metterò. Qua c'è il bagno, la punta di diamanti di tutta casa. Sono molto fiera di questa doccia spettacolare. Lavandino con ancora uno specchio da mettere, come potete vedere, questo da appendere, vari servizi, la lavatrice. Andiamo nelle altre stanze. Iniziamo da camera mia, l'armadio, vorrò mettere degli scaffali, questo poi se ne andrà quando metterò gli scaffali e ora vi faccio vedere la figata. Avete potuto osservare il porto di Genova. Andiamo subito di qua, che è la stanza che vorrò affittare. La sto usando per fare i video. Come potete vedere, il letto, questo qua, andrà lì, attaccato. Lì c'è l'armadio, anche qua c'è la vista.
sono i lavori, quindi scappiamo. Andiamo all'ultima stanza, che è quella che ancora è un casino. Qua ci sono ancora tutti i lavori da fare. Lo uso come sgabuzzino per il momento. Non so ancora cosa ci farò. Potrei affittare anche questa o farla come studio. Vediamo. Qui il mio lavoro è finito e vi lascio di nuovo al video. Potrei fare quella roba di come mi definiscono gli altri e la farò. Mi hanno definito cangiante, iperattiva e fuori di testa. Io credo di aver finito. Ora sta a voi. Scrivetemi nei commenti qualsiasi domanda, curiosità che vi venga in mente, qualsiasi cosa vogliate sapere e io nel prossimo video risponderò. Se non me ne fregherà un cazzo, cadrò in depressione, perché significa che a nessuno importa di me, continuerò a fare i video in bici. Comunque sì, farò un video anche se ci sarà solo che una domanda, quindi non abbiate timore. Ciao!